riscuote gli Stati Uniti un drammatico evento con il ritrovamento del corpo di un bambino sepolto nel cemento in un deposito nello stato del Colorado. Nel frattempo, la polizia di Pueblo sta ancora cercando due minori scomparsi nel 2018. Gli agenti di Pueblo, cittadina distante 72 km da Colorado Springs, hanno rinvenuto i resti del bambino il 10 gennaio durante lo sgombero del deposito a causa di mancati pagamenti dell'affitto. Il corpo, secondo quanto dichiarato dal sergente Franklin Ortega, giaceva in un contenitore di metallo colmo di cemento. La scoperta è stata fatta dopo che una persona aveva segnalato il contenitore riempito di cemento indurito. L'identità della vittima sarà divulgata dal coroner della contea di Pueblo una volta avvisata la famiglia. Attualmente non sono state divulgate informazioni sull'età del bambino o sulla data presunta del decesso. Parallelamente, la polizia di Pueblo continua le ricerche di due bambini, Jesus e Isenia Dominguez, scomparsi nell'estate del 2018 all'età di 5-3 anni. Da allora non sono emersi segni o indicazioni riguardo alla loro scomparsa. Attualmente Jesus avrebbe circa 10 anni, mentre Isenia 9. La polizia non ha fornito dettagli su un possibile collegamento tra i due bambini scomparsi nel 2018 e il bambino il cui corpo è stato ritrovato il mese scorso. La vicenda si evolve in un mistero che le autorità cercano ancora di risolvere.